lucidità, questo è illustrato, infatti il Goldras è proprio cercato e meritato. Come sei riuscito a avere questa, a conciliare questi due sentimenti? Perché questo è il fatto. Ma è chiaro che in partite in Serie C bisogna essere lucidi, soprattutto partite come questa, quando passi in svantaggio per 2-0, bisogna stare calmi, cercare di ragionare, perché affrettare i tempi non serve a niente, ti fa perdere subito. Chiaro che il gol fa piacere, tra l'altro anche la mia prima volta professionista, però c'è un po' di rammarico perché purtroppo non è servito a niente. Marco. Comunque la compagna pensi che possa ripartire da quello che è stato il saluto finale sotto la curva, cioè con stata comunque una sconfitta con tanto orgoglio di grotto. Pensi che giocare già mercoledì possa essere la buona soluzione o invece si sente anche tanto la stanchezza? No, giocare mercoledì aiuta tantissimo perché quando perdi la prima cosa che vuoi è giocare il più presto possibile per cercare di andare a rimediare. Chiaro che abbiamo speso tanto oggi, anche perché al secondo tempo, per una buona mezz'ora, se non sbaglio, siamo rimasti in 10, c'è stato tanto dispendio energetico, dobbiamo recuperare bene e andare ad affrontare mercoledì là per due tese. Ringraziamo tutti i tifosi che c'erano oggi, perché veramente oggi c'era un'atmosfera veramente eccezionale allo Speroni e forse si meritavano almeno un punto. Sì, sì. No, volevo dirti, quando diciamo così, in questo secondo tempo, no? Ti sei trovato anche meglio rispetto al primo, ma perché la squadra è andata un po' più avanti a marcare, perché hai avuto più possibilità, hai trovato più spazi? Ma è chiaro che il rendimento del singolo dipende dal rendimento della squadra. Più la squadra rende bene, più i singoli rendono bene. Nel primo tempo purtroppo eravamo un po' contratti, abbiamo preso due gol che sicuramente non hanno facilitato la nostra manovra di gioco. Buttavamo spesso palle in avanti quando invece secondo me c'era più possibilità di giocare palla a terra. Nel secondo tempo l'abbiamo capito, abbiamo cercato di più la manovra girando la palla da destra a sinistra, abbiamo provato a mettere questi traversoni per impensierire la loro difesa e è chiaro che nel secondo tempo ci siamo trovati meglio anche con un uomo in meno. Perché? Perché la squadra ha pressato bene, perché eravamo col baricentro più alto e perché la squadra ha reso meglio. Se rende meglio la squadra è una conseguenza che i singoli rendono meglio.